Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su un nuovo episodio di Mario più Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso video ho completato Giardini Ancestrali sconfiggendo Rabbid Kong ed oggi si inizia Mondo 2, Deserto Gelato. Sono curioso di vedere quali nuove sfide ci aspettano, quali nuovi poteri saremo in grado di sbloccare per Beepo. Ok, catapultiamoci subito. Ah, ma qui già vedo che abbiamo robine interessante, eh? Ah, questo no, ok. Quindi scendiamo. Questo dobbiamo portarlo fino alla fine, giusto? Beh, c'è percorso, però è percorso. Devo farlo bene. Eccolo qua. Ah, quindi questo qui ci farà sbloccare qualcos'altro, va bene. Ah, un altro potere ancora abbiamo bisogno qui. Eh sì, ci picchia ragazzi, quanta roba. Ah. Eh sì, proprio c'è tantissima roba da sbloccare che ancora non possiamo. Vabbè. Ah, ma questa può arrivare fino a qua. Ah, ma allora si può fare. Ah, allora vabbè, scusami. È facile allora in questa maniera. Qual è la difficoltà? Non capisco. Ok, 7 e 8. E ho preso anche le monete rosse. Quindi era fattibile fin dall'inizio quella. Ok. Oggetto nuovo. Maglia laser. Un'arma per ridurre in salsiccia i nemici. Ma dai. Ah, e poi questo da spostare. Ma qui non ci può andare, perché devo prima riuscire ad appiattire questo qui. Va bene, allora partiamo veramente stavolta per il deserto ghiacciato. Fantastico! Qui una volta era tutta sabbia rovente e ora c'è quasi solo ghiaccio. Pare che il vostro arrivo in questo mondo sia stato gradito come la sabbia nelle mutande. Bellissima analogia. Ben ritrovati! Sapete per caso dove è Todd? Ci siamo persi di vista. Di nuovo? E lui lo trova anche divertente. Il suo motto è butta la mappa e fatti guidare dal cuore. Potete aiutarmi a trovarlo? Inizio a preoccuparmi. Lo aspetterò qui nel caso tornasse. Ma certo, Todette, perché non dovremmo aiutarti? In fondo sei nostra amica, giusto? Ok, già vedo cose che mi danno da pensare. Ah, qui totalmente bloccato. Ah, però possiamo aggirarlo? No, non possiamo. Ah, ovviamente questo è un freezer. E questi cosi qui? Ah, i Rabbids, certo. Allora, vado un attimo nel centro battaglia perché voglio vedere l'arma nuova. La maglia laser, vai, prendiamola, certo. Equipaggiata, ottimo. Ok, vedo già la strada da seguire. Ah, punti abilità, 5 sfere del potere, grande. Sempre gradite queste. Oh, iniziamo subito? Bene. Subito nuove battaglie. Avremo nuovi nemici? Eh sì, sono nuovi. Allora, vado qui e mi nascondo qua. Però vabbè, quelli se mi aggirano mi trovano subito, ma non fa niente. Preso in pieno. Ah, niente da fare. Ora con Rabbid Luigi vado qui. Facciamo un lavoretto fatto bene. Niente da fare però. Direi con Mario vista dell'eroe, perché qualcuno si muoverà sicuramente. E vai con i nemici. Oh, grande. Proprio seccato, eh. Bravo, bravo, complimenti. Oh, arrabbiato. Ah, doppia loro, eh.
Mica stupidi. Anche lo scudo. Va bene. Dove posso rifugiarmi? Però no, me ne vado qui. E mi nascondo qua. Ah, perché... Mamma mia, che cattivi. Che cattivi che sono. Allora. No, posso comunque attaccare. Attacco lui. Fatto. Ma... Cavoli, sono forti questi però, eh. Ah, questi devo distruggergli lo scudo prima. Ma se vado qui... Perché voglio farli proprio il più male possibile. Danno da rimbalzo fa? Ah, però non l'ha fatto rimbalzare. E sguardo d'aquila. Buono. Attaccato Mario? E fa... si muove, fa scivolata? Ah, scappano? Perché? Vabbè, non ha importanza perché scappano. Peggio per loro. Bene, grande, grande, fatto, fatto. Vabbè, si è nascosto questo proprio giusto tanto per alla fine, eh. Non è che servisse più di tanto. È finito. Insomma, iniziamo con un po' di danni da parte loro. Ma comunque va bene. Un'altra sfida ancora. Oh, porca tozza. Qua aumento la salute, è certo. Mi hanno seccato prima. Quasi seccato. Allora, qui già vedo che è interessante la situazione, eh. Questo. E qui. Let's go, Luigi, let's go. Vai, maialalo. Insalsiccialo, come si dice. Paurissima. Pronto? Vai! Bucker con le gambe e via! Vai, yo-yoato! Bene. Che poi non è uno yo-yo, ma comunque. Tant'è. E vinta! Bene! Già due lotte così, back-to-back proprio, eh? No, oh, meno male, meno male. Mi stavo preoccupando. 15 sfere per aumentare le abilità. Abbiamo anche un sacco di monete da spendere. E qua ce ne sono altre. Vai ragazzi, bellissimo. Wow. È ancora più grande. Deve esserci un modo per fermarlo. Una mail da Bowser Fan, ehi. Due passi avanti e uno indietro. Per trovare spawni dovrete sconfiggere i Rabbids che vi tartassano ogni piede spinto. Ma attenzione, ogni vittoria li libera dal legame con quel mega bug nel cielo. Fate bene attenzione una volta sconfitto un avversario. Vi accorgerete che il mega bug riacquista un po' della potenza che ha perso quando si è fuso con i vostri nemici. Consiglio, quell'essenza ectoplasmatica che sale fino al cielo quando tramortite qualcuno è un indizio. Bene, ho capito! Sconfiggendo i Rabbids li liberiamo dall'influenza del mega bug che a sua volta però diventa ancora più forte. Molto astuto, davvero. Ma... Come? Ah, no, certo, non è una buona notizia, giusto? La nostra sola speranza è trovare spawni e farli smettere di creare queste assurdità che rendono sempre più forte le tempeste in arrivo. Come diresti tu, let's go! Prima dedichiamoci a Todd e poi a spawni. Quindi fammi indovinare, se riesco a liberare Todd, diventa alleato, giusto?
Oh. Bene. Qui sotto non c'è altro. Non ci si può andare, forse. Ah, ma qui... qui c'è qualcosa. Ottimo. Ah, no, 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 no. Ah, sì, sì, invece. Sì, sì, sì. È semplicissimo. Vai. Sorgi. E spingi. Ah, che bello. Credo che saranno di manica larga con le sfere, eh. O almeno così mi sembra per ora. Ma qua cos'è che scende? Ah, certo. Una nuova statuina. Perfetto. Ah. Qui è un po' più difficile perché non scivola. E su. Vabbè, design per il livello. Sì. Molto, molto interessante ora la faccenda. Molto, devo ammettere, molto. Quindi devo andare di... Oi! Ok, prendiamo prima le monete rosse. Sarebbe bello se si potesse correre un po' di più con Mario e compagni. Ah, una stava là sotto proprio. Cioè, all'inizio, voglio dire. Bene, allora. Mo' la cosa si fa interessante qui perché devo spingere quella palla. E devo capire come fare bene, però. Nuova arma. Banzai Bill. I Rabbids adorano Banzai Bill. Lo trovano cuccioloso. Questa arma ha una grande potenza, proprio come Bill. La controllerò più tardi. Ora... Ma se questa è la strada, di qua cosa c'era allora? Scusami. Ma sono curioso. Ah, i Rabbids congelati. Bene. Saranno Rabbids preistorici. Ui! Una sfera... Ma come una sfera disco? Ehi! Va bene, proseguiamo allora, dai. Possiamo fare... magari un altro paio di sfide possiamo farle. Ah, siamo ritornati qui. Ciao, Todette. Non stiamo battendo la fiacca, davvero. Oh, livello bonus. Ci picchia. Ok, fatto. Allora, questo era facile, dai. Nuova arma, bene. Da provare anche questa. Banzai Bill. Ah, danno da rimbalzo, però non fa miele. Miele per il momento mi piace molto come abilità. Questa è bella. Oh, danno da vampiro, vai. Bene, bene. E qui che troviamo? Ah! Una nuova illustrazione, Banzai Bill. Qualcosa mi dice che avremo a che fare con Banzai Bill qui, eh. Ho questo presentimento. Mutandoni giganti. Mutandoni giganti appesi ad asciugare, bene. Ma perché no?
questi che fanno? Ah, ok. Un incontro western. Allora, vai! Mondo 2-2, gola della mutanda. Bello, bello, bello. Oh. Guarda Banzai Bill come sta ceruto. Accidenti. Oh, ho visto un nuovo nemico. Povero caro, un tempo si sparava in giro seminando terrore per tutto il regno dei funghi. E ora guardatelo, conciato così con della lingerie da Rabbid. Che cinico e baro destino. Dobbiamo riportare il regno dei funghi alla normalità. Ne va della libertà e dell'onore di questo Banzai Bill. Eccoci qua, salute extra, ma ci dai. Tanto, se ce la fa sceglie, mettiamola. Ah, vedo Robina che... Cavoli. È lunga la strada per arrivare. Vado qui. Ah, non posso andare lì, giusto. Però questo mi sa che è andato già. Bene. Buono così. Let's play. Ho ho. Ma stai buono. Un'abilità che ancora non ho mai usato. No, vista dell'eroe. E sguardo d'aquila, vai. Ma mi facciamo fare giro tondo. Bene. E uno è andato. Poi a questo punto. Vai. Vediamo che combinano i nemici. Questa non è facile, Vabbè, questa è la più regalata. Fa la barriera, Astuto. No. Allora, con te andiamo direttamente qui. Allora, questo lo colpiamo, gli leviamo la barriera e poi possiamo colpirlo. E con Luigi ci mettiamo qui. Ah, vai, andiamo a turno ai nemici. Vabbè, questo sì, proprio ha fatto la cafonata, vabbè. Grazie, grazie, Grazie. Lui intanto continua sempre a seguire lo stesso. Allora, sembra che Rabbid Luigi sia uno dei primi che può arrivare al punto di interesse. Beh, direi che sta andando bene, Non è proprio malvagia come, lotta questa. Mario, niente, vai con i nemici. Dai, direi che sta andando,
Sta andando abbastanza recentemente. Ok, è fatta, dai, direi che... oserei quasi dire che è fatta. Pielesto, usiamo come abilità. Ok, tieni. Qua e ce ne andiamo qui dietro per sicurezza. Guarda, se riesco a portarli tutti dall'altra parte, o meglio, a non farci rimanere nessuno, è tanta roba. Ok, ok, oh. Yeah! Sette turni precisi, wow. Alla grande proprio. Oh, è fatta. Ancora della mutanda. Buono. Perfetto punto anche per completare l'episodio. Per completare questo episodio. Magari mi porto un attimino avanti, poi mi fermo alla prossima bandiera che vedo di sfida. Eccola là, infatti, va. Oh, attenzione. Oh, livello bonus. Lo faccio molto volentieri. Balzellosi, colonna musicale, vai. Livello bonus. Devo capire come farlo ora. Non vorrei doverlo rifare poi un secondo momento. Anzi, sì, era da sollevare questo. Dove? Dove? Ok. Oh. Ah, cosa? Anche dietro c'era! No, ma come anche dietro? Ah, ecco fatto, vai. Era più semplice di quel che non sembrasse. Nuova arma, che abbiamo come arma? Bestione. Niente compassione quando scende in campo il bestione. Vabbè. Buona. Mi pare abbastanza cattiva. Magari poi la provo. Vedo che ve la siete cavata alla torre. La creatura di Spawnia ha fallito. Beh, fareste meglio a non gongolare troppo. Con Spawnia a mio fianco una cosa è sicura. Presto sarete solo un brutto ricordo. A quel punto niente e nessuno potrà più dirmi fai questo o fai quello. Capito? Nessuno! Papà? Papà, sono nel bel mezzo di... No, che non sto facendo una festa. Ho finito i compiti. Beh, la maggior parte perlomeno. Sì, ho buttato la spazzatura. Ok, papà. Ovviamente è una cosa che accomuna un po' tutti quanti noi figli alla fine. Andiamo, Spawny, non abbiamo finito. Dobbiamo ancora sconfiggere Mario e quei tonti dei suoi amici. Mio papà sarà così orgoglioso. Ok, interessante. Ah, bene, allora per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre i link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.